Hi everyone, I'm Luca. I've been involved in Economy of Francesco since its first steps. Speaking of steps, in recent weeks with other friends of Economy of Francesco, we are carrying out an initiative that I hope will involve you too. It's called Steps for Peace, and I'd like to tell you how it was born. On several occasions Pope Francis has invited everyone to take concrete steps for peace. With the economy of Francesco we'd like to take this invitation seriously. Let's take as a reference once again the example of another Francis who 800 years ago arrived unarmed at the gates of Cairo to meet the Sultan of Egypt Al-Malik Al-Kamil. Similarly, with the youth of the economy of Francesco, we want to walk the 4,000 kilometers, 8 million steps, that separate Jerusalem from the city of Assisi a pilgrimage divided into parts to remember all the wars that inflame the world to which everyone can participate by donating steps through a Pitometer mobile application a relay race through the five continents in which young people will ideally pass the Franciscan cord a symbol for us of a disarmed economy because it is poor chaste and obedient at the end after the 8 million steps a delegation will take the Franciscan cord to young people in Jerusalem simply to ask for peace with the poverty of words and diplomatic strategies that animated Francis 800 years ago with the diplomacy on our knees that Francis of today asks of us in this way Assisi from being a city that calls us to meet in order to build peace is once again a city from which we set out to beg for peace if you would like to join the team or offer your availability to take some steps for peace contact us search for steps for peace on the economy of francesco website you will find a form to fill out with your data we'll contact you as soon as we are ready to get started but We don't just need steps to complete our dream. We need the support and collaboration of other association associations that uh, manage pilgrimage and walks to offer their pilgrims the possibility of donating a few kilometers to our path of peace. Also in this case, contact us to collaborate. Soon, we will tell you how it will be possible to track your step steps toward peace through a mobile app and we will also be able to give you more detailed information on how to allocate your step to our collection continue to following us on the economy of francesco website stay tuned Pape François invitait tout le monde à faire des pas concrets vers la paix. Avec l'économie de François, nous voulons prendre cet appel au sérieux et prenant comme référence une fois de plus l'exemple du nôtre François, celui d'Assise, qui est arrivé aux portes du Caire pour rencontrer le sultan d'Égypte. De la même façon, nous voulons parcourir le 4000 km, 8 millions de pas environ, qui séparent Jérusalem de la ville d'Assise, en chemin par morceaux, pour se souvenir de toutes les guerres qui embrassent le monde, auxquelles chacun pourra participer en donnant des pas avec ton smartphone. Une fois que les 8 millions de passes ont été collectés, une délégation de EOF apportera l'accord de Franciscaine à des gens de à Jérusalem pour demander la paix dans la pauvreté, soit des moques de stratégie diplomatique qui ont animé Saint-François avec la diplomatie à genoux, que nous demande le François d'aujourd'hui. Donc, qu'attends-tu? Rejoins l'initiative et fais donc de tes pas. Tu trouveras toutes les infos sur notre site internet. Merci, Daniele, et un saluto a tutti gli amici francesi che ci suivent. La parola à Pietro. Ciao, Papa Francesco, in questi mesi, in questi giorni, a plus volte invitato à entreprendre i cammini per la pace. E noi, ragazzi di Coni, non ci vogliamo trovare impreparati, abbiamo voluto cogliere un'altra volta l'esempio di San Francesco che 800 anni fa, con lo stesso intento di portare la pace, si mise in viaggio per raggiungere il Cairo e incontrare il sultano d'Egitto. Noi, ragazzi di Coni, vogliamo intraprendere un, un pellegrinaggio di circa 4000 km, 8 milioni di passi e abbiamo bisogno di te. Dei tuoi passi, perché sarà un bilancio fatto a pezzi, in modo da includere tutte le guerre, anche quelle guerre dimenticate, le guerre di periferia, come più volte il Papa ha sottolineato. E abbiamo bisogno di te, sì, perché abbiamo bisogno dei tuoi passi, che tu potrai donarci attraverso un contapasso. I giovani di circa cinque continenti si passeranno idealmente una corda che andrà a simboleggiare l'economia disarmata, l'economia povera un'economia obbediente, un'economia accogliente. Una piccola delegazione, terminata questa donazione, andrà fisicamente a Gerusalemme a portare questa corda, questa corda di fraternità, per chiedere, per invitare, per supplicare la pace. Sai, Assisi è sempre stata la città che ha richiamato a costruire la pace. Noi abbiamo intento di farla diventare la città che vuole supplicare la pace. E abbiamo bisogno di te. Unisciti a noi. Grazie Pietro per questa introduzione, anche lui parte dello staff che sta animando questa, questa iniziativa. E vi presento anche Suor Claudia eh, che ha deciso di condividere con noi eh, la preghiera di un soldato ucraino. L'amore è magnanimo, l'amore è benevolo. L'amore non è invidioso, l'amore non si gonfia d'orgoglio, l'amore ha paura della paura animale, ma continua ad andare avanti. L'amore potrebbe rinunciare, lasciare tutto, ma continua ad andare avanti. E a volte l'amore ha le gambe sparate, o ha schegge nei piedi, e le sue gambe sono intrappolate, o l'amore non ha più gambe. Allora l'amore viene portato dai suoi amici. L'amore scava per sé e vive dentro. Sgranocchia il ghiaccio da una bottiglia tagliata. Quando ha sete ha 20 gradi. L'amore va in missione di combattimento. Sale sulle posizioni con ernie, febbre, prostatiti, con lo shock da granata, l'asma e le allergie, con un'alta probabilità di non tornare. Con il pensiero di qualcuno il più importante. Tutto scusa l'amore, crede in tutto, spera in tutto, sopporta tutto. L'amore per riconoscere a Orecchio, le gradinate di razzi, le esplosioni delle mine e i movimenti dei casi armati. Gli occhi dell'amore soffrono quando guarda a lungo attraverso una termocamera. L'amore si sveglia di notte quando i topi nella piroga si infilano sotto il suo cappotto. A volte l'amore vomita a lungo nella zona del paesaggio dopo una dura battaglia. E a volte l'amore chiude gli occhi ai suoi amici e li avvolge in sacchi a ferro e li porta via. L'amore non avrà mai fine. Le profezie scompariranno. Il dono delle lingue cisterà e la conoscenza svanirà. A volte i bombardamenti si fermano e gli amici chiudono gli occhi all'amore, lo avvolgono in sacchi a pelo e lo portano via. Ma l'amore continua nei vidi. Sembra inimmaginabile oggi pensare di attraversare a piedi la distanza che separa Assisi da Gerusalemme, quasi 4.000 chilometri, 8 milioni di passi, ma forse non lo è. L'idea è quella di avviare una campagna di cross-stepping in tutto il mondo, l'equivalente di una campagna di crowdfunding, ma in cui sia possibile donare i passi, non chilometri, eh, percorsi a piedi in giro per il mondo a favore di questa causa. La necessità che il cammino sia svolto a piedi ci permette di richiamare l'attenzione sull'ecologia integrale della Laudato Si, di un'economia che riconosce la complessità delle relazioni che oggi tiene il grido dei poveri e delle vittime di guerra tragicamente legato al grido della terra. Questo cammino a pezzi è finalizzato non soltanto al completamento di una sfida simbolica, ma prova a portare e far abitare l'economia del Vangelo nelle città di tutto il mondo e nelle piazze virtuali. I partecipanti infatti che vorranno donare i loro passi saranno chiamati nei luoghi che raggiungeranno a piedi a dare lettura al patto siglato con Economio Francesco e insieme al Papa. Eh, lo faranno insieme ai loro compagni di viaggio o con alcuni abitanti. Inoltre potranno accompagnare i loro passi portando una corda francescana, simbolo di pace, l'abbiamo ricordato prima, riprendendo con le telecamere dei loro cellulari il momento in cui ricevono idealmente la corda, poi camminano e infine donano la corda ad un altro camminatore oltre lo schermo. Questi video insieme alle letture in tutte le lingue del mondo del patto di Economio Francesco saranno poi condivisi e raccolti sui social network attraverso alcuni hashtag che indicheremo e speriamo possano poi essere raccolti all'interno di un docufilm che racconti i passi di questa economia con l'anima fino a Gerusalemme. Tra gli sforzi che stiamo facendo con Economy o Francesco c'è il tentativo di declinare la vita e il messaggio del figlio del mercante d'Assisi in gesti di economia nuova. Consapevoli come siamo che Francesco, formato sin da piccolo alla scuola della bottega paterna, abbia tradotto, forse non sempre in modo consapevole, il messaggio evangelico attraverso gesti e parole tipiche dell'economia che il Papa ci chiede di rianimare. Un'economia con l'anima, quindi, alternativa al paradigma economico attuale che al contrario genera guerra e morte. Uno dei momenti della vita di Francesco che non abbiamo ancora approfondito da vicino con Economio Francesco e che vorremmo mettere al centro di questo progetto è l'incontro di Francesco con il Sultano d'Egitto. Quell'incontro dimostra, nella sua semplicità, che è possibile recarsi dal nemico disarmati, ripartire dal dialogo. Allo stesso modo con Economy of Francesco vorremmo camminare da Assisi fino a Gerusalemme. Abbiamo capito infatti in questi anni che la nostra economia del Vangelo deve trovare passi su cui camminare per incarnarsi nelle ferite dei nostri giorni e fecondarle. Anche fuori dai convegni e dalle aule universitarie. Il simbolo di questa iniziativa potrebbe essere ancora una volta la corda francescana, che è già nel logo di Economio Francesco e che è nell'etimo della parola pace. Pace deriva infatti dalla radice sanscrita pac, pag, legare, saldare, unire. Che si trova nel sanscrito anche della parola Pak as corda appunto. La corda diventa quindi simbolo di un'economia di pace che si costruisce con il dialogo. Il Papa, anche di recente, ha chiesto il coraggio del dialogo, la necessità di trovare accordi, stringere nodi su una corda. Il coraggio della corda darà quindi l'immagine a questo lungo cammino. Chiederemo a tutti i camminatori di percorrere i loro passi per la pace portando con sé una corda francescana che diventa così il testimone da passarci e portare fino a Gerusalemme. Ogni pellegrino di pace potrebbe condividere un video sui social mentre riceve la corda, cammina e passa la corda a qualche altro camminatore oltre lo schermo. Così da animare anche le piazze virtuali con il nostro messaggio di pace ed economia disarmata. Provo ad immaginare al termine di questa estate una grande mappa che rappresenta tutto il mondo, pieno di piccolissimi segni rossi che rappresentano i tracciati, i chilometri che in giro per il mondo tutti noi avremo. Uh, dedicato a Steps for Peace a questa, a questa iniziativa. Eh, L'idea è che provando a connettere eh, tutti questi mh, tracciati <ride> dedicati alla pace possa venir fuori uh, un itinerario possibile, uh, il segno uh, di una economia di pace, di un'economia del Vangelo che prende forma in tutto il mondo. Uh, un cammino a pezzi che chiaramente richiama come inevitabile uh, l'idea della guerra a pezzi, che dall'inizio del suo pontificato Papa Francesco denuncia, eh, ponendola sempre in connessione all'economia che uccide. C'è un'economia che uccide. Eh, I riferimenti nel Magistero del Papa all'Economia che Uccide sono, sono tantissimi. Eh, è in opposizione anche a questo che il Papa ci ha chiesto nel 2019 di provare a dare un'anima all'economia. È significativo che questo messaggio sia arrivato ai giovani di Economio Francesco nell'anno in cui. La crociata a cui prese parte Francesco compiva 800 anni. 800 anni dal momento in cui era avvenuto il famoso incontro di Francesco con con il sultano d'Egitto, un incontro significativo a cui noi oggi uh, ci ispiriamo e ehm, che vogliamo provare a replicare. San Francesco uh, quel percorso lo fece davvero in parte a piedi, in parte uh, per mare, seguendo appunto i crociati e eh, che noi vogliamo allo stesso modo percorrere uh, a piedi. Non potendo disporre di un San Francesco eh, che, che, che sia disponibile a percorrere tutti quei chilometri da solo, eh, ci affidiamo ai tantissimi amici che Economio Francesco ha radunato eh, in giro per il mondo e speriamo davvero che ciascuno possa dedicare alcuni passi, alcuni chilometri a questa iniziativa per portarci tutti insieme. Nel luogo di guerra per antonomasia del nostro secolo. Non è l'unica guerra, non è l'unico conflitto che abbiamo in testa, quello israelo-palestinese, uh, ma chiaramente è un conflitto, è un luogo di guerra oggi dal profondo valore simbolico e che in qualche modo uh, tiene dentro anche. Uh, I tantissimi conflitti che infuocano il, il mondo nei nostri, in, questi, in questi giorni. E, per questo motivo, abbiamo immaginato appunto di percorrere la distanza che separa la città di Francesco, che è anche la capitale di Economia Francesco, la capitale di questa nuova economia che stiamo provando a scrivere, eh, da Assisi a Gerusalemme. 8 milioni di passi che proveremo a percorrere e che uh, daranno la misura di un impegno: l'impegno a uh, muoversi, a, a spostare, a lasciare la propria posizione. E' l'invito che il Papa ci ha fatto anche di recente, per trovare la pace è importante il dialogo. Il dialogo è esempio di chi è capace di far muovere le proprie idee uh, da una posizione iniziale a, a, ad un incontro possibile con, con un'altra posizione. Uh, ecco perché um, i passi che andremo a compiere saranno il simbolo di, questa, uh, di, di questo appello, di un appello alla pace che è un appello a... A, a tutte le parti in gioco di abbandonare le proprie posizioni di partenza per trovare delle posizioni di mediazione capaci di assicurare pace al mondo. E, come fare a supportare e sostenere Steps for Peace? Eh, ci sono diversi modi. Eh, il primo è intanto Offrire la propria disponibilità a completare alcuni chilometri a piedi a sostegno dell'iniziativa. Trovate, cercando anche su Google Economy Francesco Steps for Peace, arrivate alla pagina che descrive e riassume la bozza, la bozza primordiale proprio del, di, questa, di questa idea e che in fondo ha la possibilità insomma, di accedere ad un form da completare. Con i propri dati ehm, e che consente anche di specificare in che modo si intende o ci si propone di supportare questa, questa iniziativa. Eh, mh, appunto, potendo da un lato decidere di offrirsi come camminatore e quindi magari già indicando se. Mh, Uh, se è stato già deciso qual è il percorso che si andrà a compiere, ad esempio ho intenzione di uh, fare il cammino di Santiago, di percorrere la via francigena, di dedicare alcune delle tappe o magari tutto il percorso che andrò a camminare da solo insieme ad altri amici alla, alla pace. Questa è la prima opzione. Uh, L'altra opzione, uh, che è l'altro grande gruppo di persone a cui ci rivolgiamo, sia alle associazioni, alle realtà, alle organizzazioni, ai coordinamenti uh, che si occupano oggi di pellegrinaggi uh, o di cammini in giro per il mondo. Con loro proveremo a costruire dei veri e propri kit. Utili uh, da uh, installare all'interno uh, di alcune tappe fondamentale del cammino dei cammini con i quali eh, ci auguriamo di stringere delle partnership operative quindi sicuramente la possibilità di ottenere il timbro ufficiale di economy o francesco per le credenziali dei camminatori che attraverseranno i loro cammini eh, oltre a del materiale che insomma aiuterà in modo visivo a, a chi di lì passa a chiedere Uh, informazioni e, e anche uh, la possibilità, raggiunto il termine, uh, raggiunte alcune tappe, di ottenere il testimonium di Economio Francesco e quindi una pergamena o qualcosa di simile uh, che riporti il patto che con Economio Francesco abbiamo siglato insieme a Papa Francesco, il patto per un'economia del Vangelo, per un'economia di Francesco. Patto che chi avrà compiuto il uh, percorso di Economy o Francesco potrà al termine uh, leggere uh, insieme ad alcuni compagni di viaggio o insieme a persone uh, del posto del posto che appunto avrà, avrà raggiunto eh, non chiediamo impegni gravosi o impegni particolari ai camminatori che vorranno dedicare i loro passi all'iniziativa Steps for Pisa, Peace ehm, eh, ci auguriamo però che, come dire, questa possa essere l'occasione decidere di dedicare dei passi ad of a Steps for Peace e quindi ad Economy Francesco. Diventa l'occasione anche per magari per chi vuole provare a mettersi in contatto con uh, alcune delle tantissime realtà che oggi si occupano di pace uh, in giro per il mondo eh, per magari promuovere degli incontri all'interno del um, territorio della città di appartenenza di residenza o magari della città che si raggiunge a piedi eh, per parlare di pace ehm, non uh, Prepareremo un grande materiale intellettuale rispetto a questo tema perché è davvero tantissimo è quello che già è stato fatto. E noi speriamo di essere con questa iniziativa davvero la miccia capace di mettere in contatto con chi già da anni si occupa di questi temi, con delle proposte concrete, con uh, iniziative uh, a supporto di un'economia disarmata, di un... Uh, di una finanza disarmata, sono uh, davvero tantissimi gli esempi in questa direzione che proveremo a raccogliere e a offrire come spunto a quanti decideranno di percorrere i, i, passi, uh, i passi per la pace di questa iniziativa proprio perché possano essere stimolati a sviluppare sui territori uh, incontri di questo tipo. Abbiamo detto quindi camminatori, uh, associazioni che si occupano uh, di pellegrinaggi e cammini, eventuali uh, organizzazioni che volessero supportare l'intera uh, iniziativa attraverso le più svariate modalità e, um, e che potrebbero aiutarci non solo a finanziare. Uh, tutto quello che insomma dietro questa iniziativa chiaramente si sta costruendo a titolo volontario da parte di tantissimi, uh, di tantissimi giovani eh, e quindi anche il viaggio che alcuni compiranno uh, in direzione di Gerusalemme. Eh, ma anche il uh, materiale che sarà necessario dare alle stampe perché questa iniziativa possa essere conosciuta da quanti si apprestano appunto a fare dei cammini e eh, anche, questo è un po' il sogno finale, visto che uh, tra le cose che chiediamo ai camminatori c'è quella di condividere materiale video sui propri uh, social network la speranza e il desiderio è quello invece di provare al termine dell'iniziativa a raccogliere tutto il materiale eh, mediatico insomma che sarà stato condiviso dai camminatori in giro per il mondo all'interno di un docufilm eh, che racconti appunto i primi passi di questa economia, eh, economia nuova, economia della pace. E non soltanto appunto del gesto simbolico che abbiamo chiesto ai camminatori, quindi diciamo non appena qualcuno decide di ingaggiarsi in questa iniziativa uh, simbolicamente afferra la corda uh, dal camminatore precedente, quindi immaginiamo una vera e propria staffetta, seppure solo mediatica eh, tra camminatori che si passano la corda, uh, per cui il camminatore prende la corda da parte del uh, di chi ha camminato prima di lui, uh, la afferra per camminare alcuni chilometri e quindi nel video mostra anche alcune delle tappe che, uh, che, che percorrerà e al termine del percorso dona e passa la corda al... Um, al camminatore che dopo di lui uh, potrà completare, completare il percorso. Un altro momento simbolico che, abbiamo, che, chiedere, che chiediamo appunto a chi vorrà supportarci camminando uh, di fare è quello appunto di provare a uh, di leggere gli statement uh, del, uh, di, di, di Economio Francesco. Tutto questo materiale video inizialmente camminerà sui social network attorno ad alcuni hashtag. Altro materiale proveremo a raccoglierlo uh, in modi e con strumenti che dettaglieremo poi. E, ra, proveremo a raccontare anche chiaramente il viaggio che la delegazione di Economio Francesco svolgerà e farà, vivrà fino, fino a Gerusalemme con, con la corda di Economio Francesco e che tutto questo possa appunto convogliare all'interno di, di, di un docufilm.